La Corte d'Assise di Caltanissetta ha condannato all'ergastolo quattro dei cinque imputati del nuovo processo per la strage di Capaci, in cui vennero uccisi i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della Polizia di Stato Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, il 23 maggio del 92. Carcere a vita per i mafiosi Salvo Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lonigro e Lorenzo Tinirello, così come era stato chiesto dai PM della Procura Nissena, assolto invece Vittorio Tutino, che comunque resterà in carcere perché sta scontando altri reati. E mentre un processo bis si conclude, si prospetta già un ter che ha come indagato l'imprendibile Matteo Messina Denaro, il boss trapanese condannato all'ergastolo per le stragi del 93 di Roma, Milano e Firenze. Proprio dal 93 Messina Denaro è latitante. Di recente i pubblici ministeri di Caltanissetta hanno chiesto e ottenuto una nuova ordinanza di custodia per il padrino trapanese, che è accusato di aver avuto un ruolo non solo nella strage di Capaci, ma anche in quella in Via D'Amelio. Continueremo le indagini per cercare la verità sulle stragi, ha detto il procuratore aggiunto Elia Sava al termine della requisitoria del processo di Capaci bis, esposta assieme all'aggiunto Gabriele Paci, sostituti Stefano Luciani e Onelio Dodero. Ne abbiamo un obbligo giuridico e morale perché siamo consapevoli che nel procedimento concluso e in quello ancora aperto non può esserci tutto. Dunque una nuova indagine possibile sulle coincidenze di ambienti esterni a Cosa Nostra. All'avvio di questa fase stragista, anche se hanno precisato i PM in requisitoria, ogni elemento raccolto fino ad oggi in questo senso non è da considerare né esaustivo né sufficiente.